Ci trasferiamo ad Agrigento, dove i carabinieri hanno scoperto un asse tra la Città dei Templi, tra Porto Empedocle e la Spagna. La droga arrivava tramite pacchi postali e noi ne parliamo insieme al capitano Marco Larovere, comandante della compagnia dei carabinieri Agrigento. Comandante, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno, buongiorno, grazie. Come siete riusciti a scoprire questa droga che viaggiava tramite la posta? Sì, esatto. Non è la prima volta che facciamo questo tipo di arresti, perché dall'inizio anno, comunque dal lockdown, queste nuove modalità di approvvigionamento della droga sono aumentate. Di fatto abbiamo monitorato delle situazioni che, come ieri, ci hanno portato ad arrestare due ragazzi, uno ad Agrigento e un altro a Porto Empedocle, che tramite delle applicazioni su internet ordinavano la droga direttamente dalla Spagna e con dei corrieri espresso arrivavano questi pacchi in casa. Una volta arrivati in un'abitazione siamo andati a fare delle perquisizioni e abbiamo trovato delle sostanze stupefacenti, nella maggior parte dei casi hashish, ma anche metanfetamina e marijuana. Comandante, si può dire che questa è una nuova via per la droga, per approvvigionarsi di droga in Sicilia? È una modalità che è consolidata da tempo, sicuramente possiamo dire che il lockdown, quindi da inizio pandemia, si è rafforzata, o comunque nelle difficoltà di approvvigionamento, difficoltà di circolazione, è un modo di approvvigionarsi stupefacente molto più frequente adesso. Colpisce anche l'età degli acquirenti? Età giovane? In realtà sono tutti giovani, sì, la maggior parte dei casi sono tutti ragazzi che comunque hanno una particolare dimestichezza con applicazioni o utilizzo di app specifiche per approvvigionarsi di questi di stupefacenti. Quindi mi faccia capire, è anche un altro pericolo della rete? Sì. Sicuramente, cioè, quando si parla di dark web, quando si parla di deep web o comunque di applicazioni parallele, diciamo che internet offre degli spunti o delle modalità utili anche per approvvigionarsi di droga. Ringraziamo il capitano Marco Larovere, comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento, per questi particolari e per essere stato stamani qui con noi in diretta su Radio Fantastica. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro.